Bene, siamo pronti ad immergerci nel mondo della natura, in maniera particolare nel regno dei funghi, perché l'autunno, come si sa, è una delle stagioni privilegiate per cogliere questo bellissimo, lo definisco così, poeticamente frutto della natura. Poi ci dirà il nostro ospite qual è la definizione più appropriata. Infatti abbiamo con noi, come vi anticipavo, Nicolò Opicelli, micologo, giornalista e guida ambientale, nonché grande divulgatore anche attraverso guide, testi, articoli dello straordinario Regno dei Funghi. Buongiorno Nicolò, grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo davvero contenti della tua presenza perché, come dicevo solo qualche istante fa, l'autunno, la stagione in cui siamo appena entrati, è strettamente legata con il mondo dei funghi. Io li definivo frutti della natura, invece scientificamente come possiamo ecco, inquadrarli? Comunque non è una definizione sbagliata. Diciamo che sono i frutti di un organismo veramente variegato e particolarmente evoluto che vive sottoterra, che si chiama micelio, che poi per via della sua natura riproduttiva, un dato momento della stagione decide di produrre quelli che tu hai definito frutti della natura, che sicuramente è una bella definizione. Quindi i funghi che noi andiamo a raccogliere sono veramente questi miracoli che il micelio crea nel sottobosco e riesce a farli così spuntare dal terreno nell'arco di pochissime ore, magari dopo le precipitazioni o qualche giornata dopo la pioggia, nei periodi umidi, e regala anche delle gioie ai cercatori e agli appassionati, sia quelli gourmand, sia quelli magari come me, che si interessano dello studio scientifico anche della materia. Ecco, nel frattempo, intanto che tu parlavi, stavamo vedendo anche qualche immagine che abbiamo tratto dai tuoi canali social, YouTube, Facebook, Instagram. Tu sei molto attivo e sei un divulgatore che ascoltiamo e seguiamo con grande piacere, anche perché, come al solito, anche in quest'ambito ci sono tanti falsi miti da sfatare o comunque tante curiosità da apprendere. Per raccogliere i funghi, per esempio, ecco, senza rovinare il micelio di cui ci parlavi e nel rispetto del bosco. Ecco, se potessi chiederti come si raccolgono correttamente i funghi, cosa mi diresti? Sicuramente bisogna approcciare il bosco con lo spirito ovviamente di rispetto della natura e non quello mero di riempire un cestino di cose che vogliamo consumare. Poi, secondariamente, quando noi troviamo un fungo, è buona norma intanto guardare intorno che non ci siano animali del sottobosco che noi possiamo, diciamo, disturbare, perché poi magari una serpe ci potrebbe spaventare, ma soprattutto sarebbe spaventata lei dalla nostra presenza. Dopodiché, con un lento movimento rotatorio, noi raccogliamo il nostro fungo per intero. Effettuiamo una pulizia sommaria, il che vuol dire che togliamo il terriccio in eccesso dal gambo del fungo e lo riponiamo in un cestino che deve essere rigido e areato. Quindi di solito si utilizza il famoso cesto da funghi in vimini, poi si possono utilizzare anche dei contenitori atti a essere trasportati sulle spalle, ma non sacchetti di plastica o qualunque altro contenitore che non prevede dell'areazione. Questo perché poi, se no, il nostro raccolto si deteriora e quindi portiamo a casa dei funghi che rischiano di corrompersi rapidamente. Ecco, in questo istante stiamo vedendo una pulizia di un porcino. Il porcino è un po' il re dei funghi, possiamo dire così, è anche difficilmente confondibile con altre specie. Invece sappiamo che ci sono tanti funghi che per essere raccolti meritano una adeguata conoscenza per evitare poi i classici effetti collaterali. Sì, assolutamente questo. Quando si va a funghi non ci si deve improvvisare raccoglitori, quindi prima di tutto sicurezza, scarponi ai piedi, andare nelle ore diurne, rispettare i regolamenti vigenti. Poi, secondariamente, se noi decidiamo di raccogliere dei funghi che non conosciamo, la buona norma sarebbe prima di tutto raccoglierne uno o due esemplari, magari tenendoli in un pezzettino di carta stagnola e portarli ai gruppi micologici o ai controlli delle ASL, delle aziende sanitarie. Attenzione a non fare invece il passaggio di dire utilizzo un'applicazione o mando una fotografia sui social media per riconoscere i funghi, perché sui social media può rispondere chiunque e io vi assicuro che negli ultimi giorni si vedono delle grosse problematiche da questo punto di vista. Il soggetto X posta un'immagine e il soggetto Y, che non ha esperienza,
riconosce qualcosa di sbagliato e rischia di far intossicare le persone. Viceversa, le applicazioni che esistono sono totalmente fuorvianti e rischiano di causare delle problematiche. Quindi, per imparare a riconoscere i funghi, studio, buoni libri, gruppi micologici e micologi delle aziende sanitarie locali che sono reperibili e del servizio di consulenza micologica inoltre è gratuito. E direi seguiamo anche Nicolò Picelli, che è un divulgatore straordinario. Abbiamo detto come si raccolgono, vogliamo anche spendere qualche parola su come si conservano correttamente? Sicuramente quando noi raccogliamo un fungo, ecco, posso fare vedere un esempio, no? Un porcino che ho raccolto qualche giorno fa, perfettamente ancora conservato, in Bellissimo. frigo. Ecco, sicuramente bisogna tenerli, quando decidiamo di metterli in frigorifero, in un contenitore che permetta un po' di aereazione, ma anche con un piccolo panno leggermente inumidito sopra che permette di mantenere il giusto tasso di umidità. Se invece decidiamo di portarli in una conservazione più a lungo, possiamo scegliere di conservare i nostri funghi essiccati. Quindi tagliandoli a fettine sottili, seccandoli preferibilmente alla luce del sole con un essiccatore professionale, conservandoli in un barattolo ermetico di vetro. Oppure possiamo scegliere di fare le composte sott'olio, sotto aceto, secondo le nostre tradizioni, o ancora decidere di mettere i funghi all'interno del congelatore. In questo caso però mi viene da raccontarti una cosa. I funghi sono composti dall'80 al 90% di acqua e quindi se noi li sciogliamo, per esempio, crudi o interi, mettiamo nel congelatore dell'acqua che si trasforma in ghiaccio fondamentalmente. Quindi anche i funghi porcini, bellissimi nel loro aspetto, come abbiamo visto questo che abbiamo mostrato adesso a video, è bene cucinarli, quindi preparare un trifolato, una base già cotta, metterla sotto vuoto e metterla nel congelatore. Risparmiamo spazio e non perdiamo aroma. Bellissimo questo consiglio. Paola, dobbiamo prendere appunti e seguire alla lettera. Sì, stavo pensando, vabbè, non lo voglio dire perché come ho conservato i porcini, Non lo che mi hanno, dire. no, in un contenitore, in un piatto di ceramica, però coperto da un altro piatto di ceramica, ma appena rientro a casa farò come è stato detto dal nostro esperto, quindi toglierò il piatto e ci metterò su un panno Umido. leggermente umido. Io invece volevo chiedere due cose, non so se l'avete detto, forse mi sarò persa qualche passaggio perché controllavo delle notizie, se vanno lavati sott'acqua, i funghi sotto o no? Assolutamente sì, è Ah, fondamentale ottimo. lavare i funghi perché sono composti al 90% di acqua e sui social media anche dei famosi chef stellati o gente che ha un grosso seguito purtroppo continua a fornire informazioni errate. I funghi nascono in ambiente naturale, possono avere delle importanti cariche batteriche, parassiti. Io ho postato anche dei video che dovrebbero in tal senso aprire un pochino la mente da quel punto di vista, perché molti animali del sottobosco utilizzano i funghi anche per segnare il loro territorio, quindi lascio intendere che cosa può essere la situazione che si verifica, diciamo. Quindi i funghi vanno Ottimo. sempre lavati. Chi vi dice che non vanno lavati vi trasmette un'informazione errata. Bene, Paola, mi sorprende che non hai ancora chiesto una ricetta. Ecco, caro Nicolò, allora ci ha dato delle dritte interessanti come il fatto appunto di non prendere il fungo e congelarlo direttamente. Questa è un'altra cosa sbagliata che ho fatto, però devo dire in complicità con mio marito, quindi la colpa è 50-50. Però ci dai qualche ricetta, qualche modo ecco semplice per cucinare il fungo porcino affinché poi non perda quel sapore che poi lo caratterizza, insomma. Sì, allora fondamentalmente io posso prendere ad esempio questo che vi ho fatto vedere prima, ne taglio per esempio il gambo, lo trito finemente, mentre il cappello lo taglio a listarelle un pochino più spesse. In una padella antiaderente metto una noce di burro, uno spicchio di aglio schiacciato in camicia, quindi vuol dire che non lo sbuccio ma lo schiaccio col coltello direttamente, un rametto di rosmarino o di una spezia che piace, di un'erba aromatica che piace fresca. E li faccio spadellare semplicemente con un pizzico di sale per 5-7 minuti circa, fin quando la loro acqua naturale, diciamo, si vede che evapora, quindi crea quella piccola salsina, quella piccola schiumettina leggera. Quando quella inizierà a prendersi è il momento giusto di spegnere il fuoco. E così, nella maniera più semplice in assoluta, voi potete sentire realmente il sapore, la consistenza, il gusto dei porcini, tra l'altro in una preparazione di trifolato che poi è adatta veramente alle tagliatelle, a accompagnare dei secondi, alle scaloppine, a quant'altro. Quindi la ricetta più semplice è quella che valorizza meglio l'aroma dei funghi in cucina. E vale la Ottimo. stessa cosa per gli ovoli buoni, come questa, la Manita Cesare, che tra l'altro è un esemplare gigantesco che di solito non
non è un fungo così grande, ora ho un po' di difficoltà a mostrarlo dalla telecamera, vale lo stesso anche per gli altri funghi commestibili. Meno li copriamo con dei sapori, più li utilizziamo come dei valori aggiunti in semplicità e meglio ne sentiamo il loro gusto. Nicolò, noi ti ringraziamo veramente tanto perché è stato uno spazio assolutamente formativo per tutti quanti noi che ti abbiamo ascoltato. Ovviamente rinnovo con piacere l'invito a seguirti sui tuoi canali da parte dei nostri telespettatori perché ne possiamo uscire sicuramente arricchiti. Speriamo anche di ritrovarti in un nuovo collegamento, magari in futuro, e se capiterai sul Gargano, sai che a Stagioni Rotondo, a Padre Pio TV, troverai una porta sempre aperta. Ti ringrazio molto e d'altronde la connessione con la natura, il mondo contadino di Padre Pio fondamentalmente poi avrà anche qualche allacciamento con i funghi. Non dimentichiamoci che anche Giacomo Bresadola, il più noto micologo italiano, era di fatto legato molto al mondo ecclesiastico. Che Molto bello. bene, grazie, grazie ancora Nicolò. E niente, quindi questo non è un addio, ma un arrivederci. Buon autunno e buona stagione dei funghi a te e a tutti i nostri cari amici telespettatori. A tra poco.